abbastanza fortunato perché di sinistra non è il mio piede, ho preso una traiettoria imparabile. Sono contento personalmente, ma anche direi in generale, perché la squadra ha dimostrato, anche se ci sono tante difficoltà, di essere ancora viva, di voler combattere finché non ci sarà, diciamo, non dico niente, è meglio non dire niente. Senti, comunque in 10 avete messo in difficoltà la Juventus negli ultimi 10-15 minuti? Sì, a quel punto non avevamo niente da perdere, dopo che avevamo accorciato le distanze, abbiamo cercato tutto per tutto, rischiando molto. C'è stata una conclusione di Scully dove è stato attento, abbiamo provato a dare tutto fino alla fine, però la Juve si è difesa molto bene, peccato perché stavamo tenendo molto bene la gara. A proposito di attenzione, grande attenzione da parte invece di Pelizzoli, soprattutto nel primo tempo, no? Sì, Ivan è stato strepitoso oggi, ha fatto veramente la differenza. Il gol è nato poi veramente per una disattenzione, un po' di ingenuità, perché era una palla. Anche una punizione forse che non c'era. Sì, la punizione era molto dubbia perché il fallo era stato commesso su Togni, e invece l'arbitro ha dato fallo per la Juve. Loro sono stati bravi a approfittarne, noi un po' meno a leggere un po' la situazione. Dopo tre partite con 4-3-3, il cambio di modulo, carattere, quanto è inciso la nuova idea tattica su questa prestazione? Ma io penso che al di là del modulo c'è stato proprio un atteggiamento diverso rispetto a quello che si era visto a Parma, perché la squadra è stata molto attenta per 90 minuti, a parte i soliti due gol. C'è stato proprio un sacrificio che ha giocato dall'inizio, che è entrato, e quindi questo ha fatto la differenza, però stanno girando un po' tutto il contrario di quello che ci aspettavamo, e per noi si fa dura, però l'importante è uscire sempre dal campo.